Cari amici del Beses, ben ritrovati. Nuovo mese, nuovo video approfondimento parlando di giovani nel territorio. Lo facciamo grazie alla nostra collaborazione in continuo con Valdo TV, la web TV del territorio. Lo facciamo in un'altra perla del nostro territorio. Incantevole d'inverno, ma veramente con il suo massimo splendore d'estate, grazie alle fioriture e all'orto botanico, ci troviamo oggi all'interno del Museo di Serravella. La storia del museo inizia nel 1979. Ad oggi sono 18 le sezioni che sono state ricavate che riguardano i diversi aspetti della cultura popolare bellunese. In questo preciso istante ci troviamo all'interno di un'area dedicata alla cultura dell'alimentazione nella nostra Val Belluna. All'interno dell'ex cucina della villa è stata ricreata la cucina vecchio stampo con il focolare ed è proprio qui che incontreremo il nostro ospite di oggi. Federico Dallemule, benvenuto! Ciao Alessia, grazie mille. L'italiese di provenienza, ma possiamo dire che sei un pasticcere di tutta Italia, ma di tutto il Veneto. Assolutamente. Raccontaci sì. Cosa è successo nel 2018. Allora, il 2018 è stato l'anno più bello della mia vita. Ho cominciato a lavorare per i maestri di Gino Massari e ho coronato i primi sogni che mi ero prefissato. E ne sono nati molti altri. E il primo sogno che ho realizzato è stato diventare pasticcere professionista. Sì. Ho svolto gli esami dell'anno e mi sono diplomato con degli ottimi voti. Dopodiché appunto ho cominciato a lavorare, a mettere le mani nel laboratorio più bello di tutta Italia e più ricercato di tutta Italia e alla fine ho incontrato l'amore della mia vita, quindi mi sento molto più soddisfatto anche dal punto di vista personale e sentimentale e tutto ciò mi sta portando avanti nella vita. 22 anni, ma mi pare di capire che hai una bella tempra e soprattutto sai già cosa vuoi fare da grande. Assolutamente sì. Com'è nata questa passione per la pasticceria? Voglio dire, tu nel tuo background hai un'esperienza che parte da un liceo linguistico, se esatto. Non erro. E quindi sei andato proprio a toccare qualcosa di estremamente diverso. Sì, qualcosa di estremamente diverso ma molto personale. Ok. Perché la mia passione per la pasticceria è nata durante un viaggio. Ogni anno mi ricordo che andavamo con i miei genitori a trovare zia Rita in Valle d'Aosta e lei ci faceva trovare pronta questa torta di mele, la sua torta di mele ancora calda e profumata. E assaggiandola mi è nato qualcosa dentro e mi sono detto devo trovare un giorno il modo di ritrovare questo sapore, questo profumo e queste consistenze. Al che ho deciso di appunto intraprendere il percorso di pasticceria proprio per capire come funzionano le varie cose e arrivare poi un giorno forse a trovare quei profumi e quei sapori. Se dovessi descrivere in tre parole cos'è l'ALMA, questa scuola internazionale di cucina per chi non lo sa, e raccontare anche un po' come è stata la tua esperienza di questi 7 mesi. Certo, dal cuore arrivano 3 parole, grazie Gualtiero Marchesi. ALMA invece è una scuola che stimola la professionalità, la passione e l'ospitalità nelle persone. Sì. Queste sono 3 colonne che sostengono tutta la struttura dell'Accademia di Cucina Italiana. E questa esperienza è un'esperienza che ti fa rinascere, che ti fa trovare la tua strada nella vita, ti fa capire che puoi andare avanti da solo con le tue gambe e ti allontana da quella che è la realtà di casa e ti insegna che anche lontano da casa noi siamo delle persone che possiamo fare qualcosa nella vita e appunto mi ha insegnato a camminare con le mie gambe. Lì hai trovato una nuova famiglia, qualche spunto per dire mi sento a casa? Assolutamente sì, poi con i compagni dell'ALMA si crea un rapporto molto speciale perché non ci si conosce e si è tutti lontani da casa. Di lì si impara proprio che la vita dobbiamo costruirsela noi e quindi ho trovato una nuova famiglia che è la famiglia ALMA e che non mi lascerà mai perché se avessi anche bisogno d'aiuto loro ci saranno sempre, è proprio come una vera famiglia. Una nuova famiglia, però insomma non sarà mai come a casa, immagino. Comunque penso che tu sia riuscito a portare un pezzettino del nostro territorio nel tuo lavoro. Assolutamente sì, il mio territorio me lo porto nel sangue, ovunque io vada lo porterò sempre. Però sono soddisfatto del fatto che sia entrato molto della cultura anche per alimentare veneta all'interno appunto del laboratorio di Gino Massari,
e con i prodotti anche con delle ricette, come la rinascita delle Dolomiti che ha creato lui con i prodotti nostri del territorio. Il bello è che i profumi, i paesaggi e le emozioni che provavo quando ero qua li porto anche nei miei dolci, quindi sono una fonte di piacere. Dici la verità, com'è fare un dolce con Iginio Massari che ti guarda? Devo dire che è un momento magico, mette molta soggezione. Sì. Però lui ti studia, guarda cosa stai facendo e ti dà anche dei consigli, perché lui vuole ottenere dalle tue mani la stessa perfezione che vorrebbe lui. Raccontaci un aneddoto. Allora, spesso lui arriva in laboratorio e mi guarda e sì, mi dice: ragazzo, perché si atteggia così, ragazzo o giovanotto, lavora tutto, è come se fosse a casa tua. Mi sembra un insegnamento giusto. E a volte, esatto, a volte usa il termine slambrozzone. Slambrozzone. Però ha ragione. Scherzosamente, però ci troviamo purtroppo a sì, chiudere. Federico, lasciaci un piccolo consiglio, o perlomeno lascialo a tutte quelle persone che hanno un sogno nel cassetto, che hanno una passione e vogliono fare con questa passione il loro lavoro. Io voglio lasciare un consiglio anche e soprattutto ai giovani che vogliono intraprendere il percorso per realizzare i propri sogni. Io direi loro di lottare, di guardare negli occhi, di dire: continuate a combattere per i vostri sogni, perché non sbaglierete mai a credere nei vostri sogni. È importante nella vita capire che possiamo camminare con le nostre gambe e arrivare al nostro obiettivo. Bisognerà studiare, bisognerà metterci il proprio impegno, il proprio esatto, lavoro, ma alla fine la soddisfazione più grande sarà arrivare con il sorriso a dire: ce l'ho fatta. Io nella vita ho avuto la fortuna di trovare persone che mi hanno sempre supportato. Mia mamma, dedicandomi un libro, mi ha scritto: vola alto Federico. E tutti i giorni a casa ho mio fidanzato che mi ricorda che valgo, che posso andare avanti nella vita e non devo autocommiserarmi quando qualcosa non va bene, ma da quei momenti devo trovare la forza di andare avanti, proprio perché non dobbiamo mai spegnere l'arte che è in noi. E io sono un pasticcere e porto dei sorrisi e vorrei che questi sorrisi dolci di zucchero arrivassero a tutti. Nessuno toglierà mai la soddisfazione di mangiare una torta e vedere una persona che sorride. Grazie Federico per questa tua testimonianza. Mi raccomando, continua a volare alto, come ti ha detto la tua mamma, perché sei un esempio proprio per noi del nostro territorio da valorizzare e da portare sempre più in alto. Quindi grazie a Federico Dalle Mule, vi ricordo di seguirlo su Facebook e Instagram. Su Instagram mettete mi piace e seguite. Federico Dalle Mule, ringraziamo anche il Museo Etnografico di Serravella, il Comune di Cesio Maggiore, la provincia di Belluno e il Gruppo Folk di Cesio Maggiore che oggi ci ha ospitati e ci ha aperto il museo. Mi raccomando, non mancate di seguire la nostra pagina Facebook e il nostro nuovissimo sito web che ha tantissimi contenuti. Noi intanto ci vediamo al prossimo video approfondimento. Ciao!